Buongiorno a tutti, svegliate Alessandria, oggi è il 7 di ottobre 2019, siamo qui ancora in via San Giovanni Bosco con il professor Luigi Manzini in questo cantiere del teleriscaldamento. Cosa vogliamo far vedere e dire, professore? Vogliamo dire che dove scorre il denaro e dove scorrerà il denaro, i lavori procedono anche molto speditamente, ma anche senza riguardo, perché bisogna fare in fretta. Qui questo filare di carpini, sono carpini betulus, queste piante. queste piante, lunghissimo, un bellissimo filare, è stato probabilmente danneggiato nelle sue radici e ne vedremo le conseguenze fra qualche tempo, se moriranno, perché sono piante anche adulte, quindi con il troncamento delle radici avranno Poco poco da da vivere. vivere. Lo vedremo. Questo è un danno aggiuntivo che qualcuno ci ripagherà. Tutto ritornerà come prima. Sarà molto difficile. Sarà molto difficile. Siamo passati dal cantiere, ci sono tecnici dell'AMAG con le maschere perché è stato troncato, tranciato un ulteriore tubo del gas, un ennesimo tubo del gas. A questo punto ormai è come una condanna, questo è quello che ci spetta. Qualcuno che controlla i cantieri, anche dalla parte pubblica, c'è o non c'è? Anche per fare poi un bel rendicontazione Un dei dossier. danni. Dei danni materiali, ma anche dei danni ai servizi, alla popolazione. Chi è che contabilizza questi danni? Ore e ore senza acqua, senza gas, senza È un telefono. disagio importante, professore. Sì, Qui poi. sembra di stare in uno scenario post-guerra. Sì. Tutto devastato, tutto spaccato, tutto. Probabilmente negli anni 50 era così, eh. Ma, cioè, Cantieri così. comunque. Guarda, guarda, guarda bene questa prospettiva. Queste sono le Le piante piante danneggiate e la ruspa in mezzo. sono là in fondo, le abbiamo Sì. viste, qualcuno è già morto. Perché vedete, per riprendere il discorso di prima, qui abbiamo in gioco un futuro monopolio ricchissimo. Non ci sarà un mercato libero del teleriscaldamento perché non ci sono soggetti oltre a ai committenti, questi che hanno vinto la gara. Dunque, noi come tonni in trappola, in una tonnara, saremo tutti veicolati ad avere questo. Poi i benefici. Ah, no, qualcuno, io ho letto qualche rendicontazione, qualcuno ha detto e ha dimostrato che non è vero che una centrale unica ha meno rilascio nell'atmosfera di 700 o 800 bruciatori privati. Non è vero, non è assolutamente vero, è da dimostrare. In ogni caso, per riprendere il discorso di prima, almeno che questo disagio si traducesse in un beneficio per i cittadini. Speriamo. Almeno. Ma io ho dei forti dubbi, perché ormai come dire, ci stiamo connaturando come una società che privilegia il profitto, il guadagno, ha il benessere sociale. Questa, mi auguro di sbagliarmi, ma questo sarà un'esemplificazione lampante.
con naturalmente la motivazione che si va a rendere più salubre l'aria. E con questo ti ingannano, come tutta la problematica dell'industria green, eccetera. Delle auto elettriche, professore. Certamente, è un business, ma l'hanno capito le persone più avvertite. I boccaloni, gli ingenui, non ci arriveranno mai. Va bene. Va bene, a questo punto noi vi salutiamo da questa trincea. Siamo in guerra. Questa è una trincea. E fra poco verranno coinvolte anche altre zone della città e fra qualche anno anche si partirà dal Galimberti. Orti Galimberti, altro bombardamento. Preparatevi. Arrivederci.